Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale ragazzi. E sì, buona domenica a tutti. Siamo tornati sulla nostra rubrica dove scopriamo novità e parliamo delle uscite dei videogiochi, ma non solo, anche tante notizie inerenti al mondo del gioco, anche i giochi già usciti, quindi daremo le notizie man mano escono anche i giochi dei capitoli più interessati già usciti. Ovviamente parliamo in questa rubrica anche di giochi che usciranno nei mesi a venire, quindi già come abbiamo fatto la scorsa domenica abbiamo parlato di MotoGP 2022 che uscirà il 21 aprile 2022, quindi fra qualche settimana, e quindi ragazzi tanta roba. Ma oggi qui siamo a parlare di Elden Ring, c'è una modalità facile, si chiedono i fan se c'è una modalità facile all'interno del nuovo Elden Ring che sta spopolando, sta già di recensioni ma soprattutto di gameplay, sta spopolando questo nuovo gioco della From Inc, della casa giapponese che ha rilasciato un altro capolavoro indiscusso. Quindi oggi in questa rubrica, in questa domenica andremo a parlare se c'è una modalità facile all'interno del nuovo Elden Ring, quindi quello che si chiedono un po' gli amanti della saga ma soprattutto i fan e soprattutto i giocatori che già stanno giocando a questo capitolo di Elden Ring. Quindi si chiedono se c'è una modalità facile, ma come sappiamo il gioco è stile Souls, tipo stile Dark Souls, che a Dark Souls non c'era una propria modalità facile, praticamente la difficoltà la dettava il gioco in base al livello che si stava andando a completare, in base ai livelli che andava a completare diventava sempre più difficile, è tipo una sorta anche qui di Elden Ring, in base alla vostra personaggio, al vostro livello di personaggi, in base a molti livelli che andate a livellare il gioco detterà la propria difficoltà, quindi potrebbe essere anche una difficoltà incredibile che per uccidere un boss ci vogliono più di 10-12 volte di seguito, quindi in base quindi detta proprio la legge il gioco. Però si chiedono se c'è una modalità facile all'interno di questo Elden Ring, e qui in quest'oggi, in questa domenica ragazzi, insieme in questa mini rubrica domenicale sul mio canale andremo a parlare proprio di questa modalità, quello che noi siamo usciti a trapelare, che siamo un paio di persone che lavorano al sito, sempre potete leggere tutte le informazioni su xpazix.it ragazzi, sul mio sito di recensioni, notizie di giochi in uscita, ma soprattutto notizie di giochi già anche usciti, per restare un po' informati sempre nel mondo informatico, ma soprattutto del videogiochi in generale, anche dei titoli anche non interessanti, quindi mi raccomando ragazzi, anche potete trovare già tra poco troverete già anche i giochi Plus gratis per il mese di aprile per console, quindi tra poco lo troverete anche sul sito, quindi rimanete sintonizzati ragazzi, detto questo. Allora ragazzi, andiamo a aprire la nostra finestrina che ormai è di routine, la nostra finestrina dove andiamo a leggere le recensioni ma soprattutto gli articoli, le novità e le notizie riguardanti al mondo dei videogiochi. Allora, Elden Ring, c'è una modalità facile? Qua lo chiediamo anche noi, visto che molti fan, molte persone hanno fatto questa domanda o si chiedono se c'è una modalità. L'indice ragazzi ben fornito, guardate quante cose potete trovare all'interno di questo articolo, ci sono Elden Ring facile, punti di domanda, modalità facile per i giocatori, non si sa, lo sapevate che Elden Ring si può mettere in pausa? Questa è anche un'altra cosa che potete trovare in questo articolo ragazzi. Perché Elden Ring si può anche mettere in pausa, ragazzi. Non c'è la propria funzione, non è stata stabilita proprio che si potrebbe fare, ma c'è un modo, diciamo, una sorta di trucchetto per mettere il gioco in pausa. Anche se non si può, ma facendo così, seguite passi qui, che dopo ovviamente andremo a spippolare insieme anche in questo articolo. E poi c'è acquisti, c'è requisiti PC, minimi PC consigliati. E poi c'è il trailer, ovviamente se volete andare a spippare, ma ormai ci avete già giocato sicuramente. Se siete in questo articolo è perché volete sapere se c'è una modalità facile, perché già ci state giocando. Quindi non è, però se volete andare a vedere il trailer, per chi fosse nuovo sul sito o non conoscesse il gioco, può andare a spippolare comunque anche il trailer. Allora, partiamo facile facile ragazzi. Elden Ring facile? Noi ci chiediamo anche noi, facile? Noi ovviamente ragazzi ci basiamo alle informazioni veritiere che abbiamo raccolto sui siti maggiori che danno le informazioni, ma anche su tweet ufficiali proprio
un po' tutti inerenti a questa, a questo mondo. Un paio di settimane fa è uscito Eldraing su multipiattaforme di gioco e già parecchie persone e fan che hanno provato il capitolo si stanno chiedendo se il gioco è difficile stile Souls, perché si chiedono, ragazzi, se il gioco, come ho detto prima, ha la difficoltà stile Souls, quindi stile Dark Souls, perché diciamo che il papà fondatore di Dark Souls ha collaborato al nuovo Eldraing, quindi si sono fusi insieme praticamente, quindi l'avevamo parlato già in un recente articolo che potete andare a trovare ovviamente qui cliccando. Ovviamente un paio di settimane fa potete andare a cliccare e trovare l'articolo che abbiamo fatto. Eldraing arriva su Steam, perché arrivava anche su piattaforma Steam, quindi che lanciava la Steam, faceva questa sorta di giorno day, diciamo così, Eldraing Day, quindi potete andare a trovarlo lì su, se non avete comunque letto l'articolo potete andare a farlo. E tutti si chiedono se è possibile scegliere la difficoltà per rendere il gioco giocabile anche per player, diciamo, normali, perché ovviamente, ragazzi, mica tutti sono dei pro player oppure sono bravi a giocare a questi stili di gioco, quindi diciamo che la gente si chiede, dico, ma a me mi piace il gioco, però c'è una modalità, diciamo, normale anche per un player come me che gioca, che gli piace comunque la grafica, i dettagli, tutto quanto, che non è proprio un campione del gioco, quindi si sta chiedendo questa cosa. Se ricordiamo anche i capitoli vecchi come Dark Souls e Bloodborne, non si poteva scegliere la difficoltà in cui giocare, diciamo, con questi generi di giochi la difficoltà è dettata dal gioco stesso, un po' quello che avevamo detto un po' all'inizio di questo video, che comunque il gioco che detta la difficoltà stessa in base al vostro livello del personaggio, ma in base a quando livellate nel gioco, quindi più andate avanti e più sarà sempre più difficile, quindi si sta chiedendo un po', perché visto che anche i capitoli vecchi come Dark Souls e Bloodborne erano difficili, ma non si poteva scegliere la difficoltà come qui, ovviamente. Anche la stessa casa madre del gioco, la From Software, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito a questa notizia che tutti si stanno chiedendo sulla scelta della difficoltà del nuovo Elden Ring. Quindi anche la casa madre non ha rilasciato, ma effettivamente non c'è nulla della casa madre rilasciato su questa notizia. Queste sono solo, diciamo, dei fondi di corridoio, come si dice, dei fondi di giocatori che hanno provato il gioco e si chiedono se potrà starci comunque questa sorta di scegliere la difficoltà. Però visto che negli altri capitoli non c'era anche Dark Souls e Bloodborne, non c'era anche qui, ovviamente. Purtroppo le domande e le risposte su questa storia della difficoltà purtroppo sono negative, in quanto non c'è nessuna notizia concreta dalle fonti. Quindi qua, già qui possiamo smentire ogni cosa, ragazzi, non c'è nessuna notizia riguardo dalle fonti concrete di questa notizia. Ma se avessimo qualche altra notizia saremmo qui a fornirle per quanto riguarda Elden Ring. Sempre qui, ovviamente, sempre su xpazix.it, ragazzi, rimanete sempre aggiornati. Noi daremo la notizia subito appena captiamo qualche notizia nuova, saremo, diciamo, a darvi la notizia. Quindi, ragazzi, per il momento non c'è una notizia concreta su questa cosa che si chiedono i fan, se poteva esserci una Elden Ring, una difficoltà, si poteva comunque cambiare difficoltà in un modo facile, non c'è, quindi abbiamo smentito, abbiamo letto, queste sono notizie che noi abbiamo raccolto, ragazzi, quindi non sono noi che ci svegliamo la mattina e scriviamo cose senza senso, cioè sono notizie che potete trovare anche sui maggiori siti, potete trovarle ovunque, sono notizie di dominio pubblico, quindi potete trovarle ovunque, però noi abbiamo raccolto queste informazioni anche dai tweet e tutto quanto, anche dai fan stessi, perché io conosco un paio di persone che ci giocano e quindi un po' sentendo loro un po' di qua ho raccolto un po' questa cosa e abbiamo comunque fatto queste informazioni per voi. Quindi modo facile per i giocatori, perché c'è anche questa sorta di domanda che si fanno i giocatori di questo Elden Ring, se c'è una modalità facile per giocatori, non solo per tutto il gioco, ma anche solo per il giocatore. È vero che in merito alla notizia della scelta di difficoltà che non c'è, la From Software non ha pensato una modalità per giocatori meno esperti. Quindi qua che cosa ci fa capire? Che è vero che non c'è nessuna notizia, né dalla casa madre, né da chi ha sviluppato, quindi non c'è una notizia della difficoltà, perché non c'è mai stata, e questa è una cosa che non c'è. Però qua si dice, abbiamo capito che la From Software, quindi la casa madre del gioco, non ha pensato una modalità per giocatori meno esperti, perché non c'è una difficoltà, quindi non va a pensare che io vado a mettere una difficoltà per meno esperti, quindi diciamo che non c'è. Infatti, ma Hidaka Mizaki ha rilasciato una notizia per quanto riguarda la difficoltà del gioco, perché questo è il
è il proprietario della casa madre From the Software, che ha rilasciato, lui è l'unico a aver rilasciato una notizia, perché visto che stava leggendo e c'erano queste molte domande da parte dei fan e da parte dei giocatori del gioco, ha rilasciato questa dichiarazione dicendo che fa parte del loro DNA rendere giochi difficili per gli utenti e quindi non verranno rinunciati, che non vorranno rinunciare al loro stile di sviluppo dei giochi. Quindi già questa cosa che andiamo a leggere significa che loro, il gioco, gli piace così, è nel loro DNA fare questi tipi di generi di giochi con queste difficoltà, che non ci saranno e non vorranno rinunciare al loro stile di sviluppo dei giochi, quindi che gli utenti, ragazzi, si dovranno accontentare così. Ovviamente, ragazzi, questo fa parte del gioco, insomma. Quindi ci fa capire che non sarà mai introdotto con un aggiornamento o altro, ma che non ci sarà nessuna modifica per quanto riguarda la scelta della difficoltà, dalle dichiarazioni del proprietario della Fronte, sì, è quello che comunque ha sviluppato il gioco. Quindi togliete dalla testa, ragazzi, che non ci sarà una modalità. E infatti Miyazaki precisa che è una linea guida della loro filosofia di sviluppo della casa giapponese. Quindi già qui, ragazzi, possiamo mettere un punto e fine a questa storia se c'è una modalità facile o per il gioco o per giocatori. Quindi questa già smentisce molte, molte cose. Poi andiamo a leggere un'altra bella notizia che abbiamo voluto mettere e anche darvi una mano per se come voi giocate a Elden Ring. Lo sapevate che Elden Ring si può mettere in pausa? Ragazzi, si può mettere in pausa. Noi qui spieghiamo, in queste poche righe, spieghiamo come mettere in pausa il gioco. Da quello che sappiamo c'è un modo per mettere il gioco in pausa mentre stiamo giocando, anche se il gioco non prevede la funzione pausa, perché il gioco non è stato pensato per la funzione pausa. Però c'è questo trucchetto che va fatto nel menu e adesso andiamo a spiegare. Adesso tutti si chiederanno come si metterà in pausa la nostra partita che stiamo facendo. Ovviamente voi, se siete arrivati fino a qui, mi stavate chiedendo, insomma, come mettere in pausa Elden Ring? Consultando l'equipaggiamento del menu, attivando la funzione aiuto e quindi cliccando su spiegazione. L'azione in game non si interromperà fino al passaggio finale, ma attenzione, quando la spiegazione del menu viene visualizzato sullo schermo, dovete essere molto rapidi e agili con la procedura sul menu, ma una volta che ci siete riusciti il gioco andrà in pausa subito. Quindi, ragazzi, queste sono queste poche righe, semplici passaggi, la spiegazione è anche molto facilitata per tutti, quindi è una cosa, non è che dovete fare passaggio 1, cioè è una cosa scritta proprio per facilitarvi molto di più, lo potete leggere mille volte, ragazzi, ma comunque questa è la procedura per mettere anche questa funzione del gioco in pausa. È una cosa, è un trucchetto che abbiamo voluto mettervi anche nello stesso articolo di questa notizia che si vociferava che fosse il gioco facile, quindi abbiamo messo anche questo piccolo trucchetto, questo piccolo aiuto anche per chi gioca come voi al Elden Ring. Poi abbiamo i requisiti minimi PPC, ma ormai chi già ce l'ha lo può vedere, e abbiamo finito sotto il trailer ufficiale di Elden Ring, ma ormai se siete qui e state leggendo questo articolo, ovviamente pure sapendo questo video, perché volete sapere se già, quindi già ci spippolate, già ci giocate, quindi volete sapere se il gioco si poteva mettere facile oppure si poteva mettere il gioco in pausa. Quindi, ragazzi, abbiamo letto questo articolo, quindi tante novità per quanto riguarda questa notizia che comunque si diceva no, ma sai, forse era vero, forse no, e adesso, ragazzi, avete la smentita ufficiale anche dalle nostre informazioni che abbiamo raccolto sul nuovo Elden Ring, che una modalità facile purtroppo non c'è. Abbiamo anche letto le dichiarazioni del proprietario della From Software, che dice, ragazzi, purtroppo non c'è, perché fa parte del nostro DNA di sviluppo di tutti questi generi di giochi, quindi che la modalità facile non è manco prevista, mentre il progetto in gioco non è manco prevista, e quindi che fa parte proprio della loro filosofia di sviluppo della casa giapponese, ragazzi, quindi mettetela bene in testa, quindi la modalità facile non c'è, ci dobbiamo imparare a giocare, anche se morite 15 volte, ragazzi, lo rifate, perché il gioco è bello così, è stupendo così, e ce lo teniamo così, ovviamente. Poi c'è anche un piccolo trucchetto che siamo andati a trovare, che c'è questa cosa che si può mettere in pausa il gioco, anche se il gioco, la funzione pausa non è prevista, però c'è questo piccolo trucchetto che potete andare a leggere da qui fino a qui, potete andare a leggere e spippolarvi un po' passo per passo, ma ragazzi, vi dico che dovete essere molto rapidi e agili con la procedura del menu, perché se non siete molto agili e ci mettete un po' di più, il gioco riconoscerà che state facendo qualcosa che non dovete fare e il gioco non andrà in pausa. Quindi dovete fare queste procedure, quindi leggetelo più di 2-3 volte, mettetela bene in mente, in testa, e poi comunque fate tutto quello che dovete fare. Ragazzi, detto questo, grazie di essere stati con me anche in questa domenica
Quindi vi auguro una buona domenica per tutto quello che farete, anche se mi guardate dal cellulare, mi guardate per pochi minuti, ragazzi. Buona domenica a voi e alle vostre famiglie. Godetevi questa domenica, ragazzi. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, queste altre informazioni importanti sul capitolo già in uscita, che ci sono molte notizie, ragazzi. Elden Ring è uscito da poche settimane e già comunque si vocifera altre notizie che, ragazzi, a breve le troverete anche sul canale, sul disco, sul sito internetxpazix.it. Quindi, ragazzi, non mancate di sintonizzare, di rimanere sintonizzati, informati sia sul canale ma soprattutto sul sito, sul disco, ragazzi. Quindi daremo la notizia anche lì e tutte le parti, quindi anche di altri giochi, ovviamente, non solo di Elden Ring. Però Elden Ring è un gioco molto che si vocifera e si parla molto di cose, quindi ovviamente dobbiamo sempre essere precisi, dobbiamo cercare dalle fonti, se sono fonti, come abbiamo visto adesso, che non sono fonti attendibili, cioè si vocifera ma è stata smentita dallo stesso proprietario della casa madre. Quindi, ragazzi, detto questo, grazie ancora per essere stati con me, ragazzi. Spolliciate in giù, condividete questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi mai nulla, ragazzi. Iscrizione, tutti i link sono gratuiti, fate clic e clic, non vi costa nulla, ragazzi. Ci becchiamo nei prossimi video e live qui sul mio canale o sul tubo viola, ovviamente trovate in descrizione, ragazzi. Vi ricordo che la scaletta è cambiata perché, ragazzi, io da domani inizierò a lavorare, farò questo mese di prova, vediamo se va bene, quindi come ho detto anche su Instagram delle mie storie, ma già per chi mi segue lo sa, domani inizierò a fare questo lavoro di un mese, questa prova di un mese, quindi lavorerò dalle 7 di mattina fino alle 5-6 di pomeriggio, quindi sarà un po' difficile, però ho modificato la scaletta degli orari, quindi sul Discord, sempre sotto in descrizione, troverete anche il Discord ufficiale, ragazzi, che dire. Mega bacio, buona domenica a tutti, spero che questa notizia vi sia piaciuta, di questa rubrica che sta andando bene, e soprattutto grazie a voi che sta andando bene. Ragazzi, detto questo, buona domenica, alla prossima, ciao a tutti, ragazzi.